Stamane si è riunito un tavolo urgente convocato dal prefetto per fare il punto proprio sull'ordine pubblico in città. Antonio Di Bartolomeo. Sono passate solo 48 ore, le indagini vanno avanti. Il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, parla a margine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura, anche per smentire molte informazioni false che sono circolate in questi giorni. Da parte sua la conferma di una faida tra due famiglie kosovare come origine della rissa con sparatoria di via Carducci, che si ritiene abbia coinvolto 10-12 persone per parte. Alla luce di queste informazioni, se arresti potrebbero crescere in numero in futuro. Quanto all'ipotesi di un sicario avanzata sul quotidiano Il Piccolo da uno degli uomini del gruppo assalito, De Nicolo è cauto. Potrebbe essere stato anche chiamato un parente che sa sparare, dice. Massimo riserbo su quantità e provenienza delle armi. Si lavora su due moventi, quello passionale, una ragazzina ha avuto una storia con un appartenente al clan rivale, e quello economico. Si parla di un appalto soffiato da una ditta edile all'altra. Si tratta dell'ultimo atto di una contesa violenta che va avanti da mesi e che include il pestaggio di Piazza Sansovino del 7 luglio. Gli appartenenti a queste due famiglie, oltre al carcere, rischiano ora di dover tornare in Kosovo. La questura ha avviato tutte le verifiche per la possibile revoca dei permessi di soggiorno. Vedremo, analizzeremo e vaglieremo le singole posizioni soggettive. Sicuramente questa è una misura complementare ad altre misure che possono essere a tutto tondo. Ma non si vuole mettere sotto accusa l'intera comunità dei 1800 kosovari che vivono e lavorano a Trieste. Qui parliamo di una ventina, 30 persone che hanno dato dimostrazione di atti di estrema violenza. Dall'analisi del comitato emerge una Trieste sicura, al di là di questo episodio, dice il prefetto Valerio Valenti, con reati in calo del 15% nel 2021 sul 2019. L'attenzione del Ministero, del Ministro in particolare, su questo territorio continua a essere molto forte, non ultima l'assegnazione di ulteriori 50 militari e 6 poliziotti per Trieste, di questi 50 militari 20 a Trieste, 20 a Gorizia e 10 a Udine.